C'è chi ha preferito brucare l'erba, chi invece ha effettuato pirouette, chi ha fatto volare il proprio cavaliere, chi ha accennato anche un timido galoppo, chi è stato spinto letteralmente tirata fin sul traguardo, ma alla fine lo spettacolo è stato assicurato. La caparbietà del cavaliere del centro ippico Don Santino Massimo Argentano ha permesso la vittoria con l'asinella grigia siciliana Lucia. Divertenti, esileranti, simpatiche le competizioni con le asinelle che hanno regalato tanta allegria a migliaia di spettatori accorsi per la terza edizione del Galà dell'Asino, del Mulo e del Cavallo in scena il 2 giugno all'Ippodromo di Siracusa. I vincitori, Lucia e Massimo, Bianchina e Roberto Amaraddio, Giulia con il fantino Salvo Gerratana, hanno offerto grandi soddisfazioni anche al proprietario delle asinelle, Vincenzo Cavalieri della fattoria Cugnolupo. Nella prima semifinale si sono regalati l'accesso alla finalissima i fantini dell'Ippodromo di Siracusa, Cannella, Gerratana, Cannarella e Zappulla. Ci stanno, vogliono lottare fin alla fine. Il numero 5 dello schieramento, Seppi Guerrieri, è allo steccato, ma viene superato dal numero 3 di Antonino Cannella, che ha largo. Il 4 viene a farti l'incontro, il 4, e vuole trovare appunto Flaminia. Giulia si accoda. Dai Antonino, gli ultimi metri con la tua Flaminia, e insieme a Giulia e Salvo Giorratana dovrete essere i primi dello schieramento. La seconda semifinale è stata vinta per forza di volontà da Massimo Argentano. Vai Di Stasio, mettila dritta e falli vedere dov'è il traguardo. Roberto, ce la puoi fare, gli ultimi metri, non demordere con la tua Bianca. Ancora Roberto con Bianchina, il numero 6 prende l'iniziativa. Sarina con Saloni e Emanuele. Massimo, non vale, devi salire sopra mentre c'è la caduta di Patrizia. Daniele, ti sei perso Patrizia, il numero 2. E la finalissima ha regalato spettacolo, divertimento e allegria. Farà il suo sprint ancora finale il numero 5 dello schieramento, Massimo Argentano, e Don Santino che vince ancora una volta. Massimo Argentano su Lucia, Bianchina seconda con Roberto Maraddio che arriverà terzo dietro la sua, eccolo che entra nel traguardo, secondo Giulia con Salvo Giorratana. È una bella corsa, la sedella sembrava proprio voler correre e mi ha permesso di arrivare prima. Insomma, cerca di buttare per terra, ma io già l'avevo detto, guarda che sono un pochettino anziano, non mi buttare per terra, ma lei sempre ci provava. Molti giovani di Canicattini Bagni, che è stato presente con il comitato dei quartieri e con gli organizzatori del Palio di San Michele. Sono state riprodotte ambientazioni con antichi carretti e abiti tipici della civiltà contadina. Arredi museali e antichi gesti hanno ricordato l'economia contadina legata alla produzione, alla raccolta e alla lavorazione del grano. Una puledrina d'asina in croce tra uno stallone bianco e un asino ragusano ha attirato i più piccoli, che hanno potuto salire in groppa e seguire l'andatura dell'amico asinello. Il galoppo poi ha scritto sull'albo dell'handicap principale il premio Teatro Greco il nome di stranissima e del fantino Antonio Fusco. Impeccabile la loro volata alla fine dei 1600 metri della pista grande, che non ha lasciato spazio agli avversari. Sul podio anche Spread, che offre due piazze consecutive all'allenatore Claudio Impelluso, e Mr. Ranger, che recupera terreno utile per agguantare la terza moneta. Al largo dello schieramento stranissima e Spread, lotta serratissima, poi Cross Mountain, stranissima e Spread, stranissima e Spread, poi Mr. Ranger che risale dalle retrovie. Forza e agilità, quelle dei muli raccontate in pista anche dalle esibizioni e dalle coreografie curate dai mulari siciliani. Sono passati secoli alle facce, sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. E piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9200.
Presente all'evento anche il ciclista volese Giampaolo Caruso, che ha premiato i vincitori e a cui è stato augurato un grosso in bocca al lupo per il prossimo impegno, il Tour de France. Suoni e ritmi siciliani mescolati all'inno nazionale italiano dunque per celebrare una più che significativa festa della Repubblica. Queste manifestazioni sono delle manifestazioni che ci vogliono, delle manifestazioni che rappresentano le nostre radici. Non dimentichiamo che l'asino e il mulo per il nostro territorio in un passato non molto lontano rappresentavano una parte importante dell'economia, anzi l'economia era basata fondamentalmente sui trasporti degli asini e dei muli, quindi riuscire a far comprendere alle nuove generazioni l'esistenza di questi animali. Io spesso ho visto dei bambini, poc'anzi dicevano che non avevano mai visto da vicino un asino o un mulo. Io ricordo invece che nella mia infanzia, io non sono abbastanza giovane, ne faccio 55, ma quando avevo 5-6 anni ancora nelle nostre zone il mulo e l'asino erano ancora, camminavano insieme alle macchine, insieme alle auto. Quindi, e poi l'utilizzo che si fa di questi animali ora è un utilizzo diverso, non è magari l'utilizzo del lavoro, è un utilizzo di svago, di divertimento, magari sportivo. Avete visto come si riescono ad addestrare i muli, è una cosa importantissima, perché dimostra che il mulo, che era considerato per il lavoro un animale importantissimo perché coniugava la forza del cavallo e la pazienza dell'asino, ma serviva per camminare, ora diventa anche un fenomeno di spettacolo. E poi cosa dire, noi oggi abbiamo offerto anche grandissime corse di cavalli, avete visto, ci sono state delle corse tutte belle, un handicap principale veramente da spettacolo. Riuscire a coniugare, diciamo, l'attività nostra tipica dell'ippica con queste manifestazioni è una strada che abbiamo iniziato e che continueremo.